purtroppo sono tante le città che compongono un campo, e generarle tutte non è possibile, ma noi tutte vogliamo guardare. C'è anche una città di giovani, fanno salire i dati, le percentuali, tanto da far arrivare al 54% di disoccupazione giovanile, al quale si aggiunge il 20% di al quale si aggiunge la precarietà. Ebbene, a questi si aggiungono i giovani che sono andati a popolare l'internet per l'efficacia delle politiche e inesistenza delle politiche di centrodestra sulla casa. Hanno fatto il piano casa 1, hanno fatto il piano casa 2, adesso propongono il piano casa 3, di casa per giovani coppie, non ce n'è neanche una, ma l'unico tentativo è quello di eliminare i vincoli paesaggistici per distruggere il piano paesaggistico regionale. Ora tocca a noi governare questa città dal punto di vista urbanistico per restituire spazi ai cittadini, per farla capitale di idee, di progetti e non che capitale del brutto e del consumo del territorio. Perché l'aver bloccato, hanno accusato noi, persino l'altro giorno, ieri, un dibattito al Siotto, era sempre lui, l'altro Massimo, mi ha accusato di aver bloccato, ha accusato entrambi di aver bloccato il progetto del campus universitario. Pensate un po' quanto siamo scellerati. L'abbiamo proposto, ma siccome non ci piaceva, perché l'abbiamo proposto troppo bene, era inserito nelle vie di traffico, era inserito nel percorso che porta col treno, porterà all'aeroporto, era inserito vicino al porto, era inserito vicino alla 130 e alla 131, era inserito laddove doveva passare, speriamo passi, la metropolitana di superficie, era inserito vicino alle ferrovie, insomma era inserito negli assi di collegamento strategici che avrebbero consentito allo studente di Lodè di raggiungere Cagliari con i mezzi pubblici. Siccome era inserito bene, siccome era pensato all'interno della città, siccome c'erano spazi per lo sport, biblioteche, case per soddisfare quelle mille esigenze di quei mille giovani che hanno diritto alla casa negli spazi universitari, ma noi non abbiamo spazi nelle camere e negli alloggi per gli studenti universitari, siccome era inserito troppo bene, era pensato bene, abbiamo deciso di bloccare. L'hanno bloccato loro, e bloccando quello hanno bloccato la riqualificazione di Sant'Elia, hanno bloccato il Betti, hanno bloccato il campus universitario, hanno bloccato la metropolitana leggera, hanno bloccato il piano di raccolta dei rifiuti, quello pensato, regionale, che aveva una ricaduta locale con la creazione di posti di lavoro, perché dal riciclo dell'immondezza si può anche creare lavoro. Esistono società, piccole imprese, però... ci sono, le abbiamo conosciute, le abbiamo incontrate queste realtà. Una opera negli uffici, l'hanno fatto un piano sperimentale, è stato eliminato, per carità, non siamo neanche dalla carta, si recupera di carta per restituire lo stesso cittadino a metà costo, magari una piccola società che da una risma di 5 a qualcuno ricicla e differenzi. Ebbene, tutte queste cose noi dobbiamo cambiare per premiare i cittadini che guardano la città, che hanno passione e amore per la propria città. E ancora al mio avversario, che dice sempre di essere un grande riformatore, ricordo che per adesso ha riformato il campus, avendo praticato il centro-sinistra, avendo lasciato l'assessore per condato, ma essendo passato al centro-destra, se non è sufficiente definirsi riformatori per far riforme, se le riforme sono quelle che stravolgono la città, che privano di vita e di vitalità i cittadini e la città, ebbene forse è meglio non farle quelle riforme. Noi in questi 15 anni abbiamo visto un governo della città di centrodestra, sempre lo stesso colore e quasi sempre le stesse persone. Le poche famiglie cosiddette che governano la città, che si passano il testimone l'una con l'altra e che guardano gli amici degli amici per aiutare gli amici. Vabbè, noi non alle poche famiglie, noi a tutte le famiglie di Cagliaritani dobbiamo guardare, chiedendo loro un aiuto, un contributo, a loro, i loro bisogni, i loro problemi che dovremo risolvere. E mi soffermo e vado a concludere su un tema, quello della città di destra.
Bene, negli ultimi anni certo è stata governata la città. Oh, certo, negli ultimi anni la città è stata governata dal centro-destra. E come se la governasse? Negli ultimi anni. Però noi non veniamo dal nulla, noi veniamo dal lontano. Ed è un filo rosso che ci segue e che speriamo ci porti a raccogliere tutta la matassa. Ebbene, noi veniamo dalla storia del 500, dove anche lì ragioni di libertà, di giustizia sociale, di tutela dei più deboli, di impegno civile, anche nella nostra città, talvolta al prezzo della vita, contro le angherie, i soprusi, l'arroganza e la meschinità del potere, riassunte nella figura di Sigismondo giudice. Pensate, anche allora i giudici facevano poco piacere ai potenti. Prima il 500. E non prima a scontrarsi contro colui che si appropriava di risorse pubbliche per il fine privato. Ebbene, contro Arquer all'epoca si accanì l'aristocrazia cagliaritana più retriva, si ribellarono, voleva fare giustizia, è una storia antica anche questa. Arquer morirà arso nel rogo, dopo anni di supplizi che per la forza e la ragione. E ancora nel 700, sempre il filo rosso, ci collega ai promotori della congiura antimonarchica e libertaria di Palamanda, tradita da un delatore, soffocata dalla delazione, e anche lì stroncata e costretta a pene detentive e condanne a morte gli animatori di Tremonti. E poi, dal dominio dell'aristocrazia alla borghesia industriale comprarora, così come viene definita. Innumerevoli furono gli episodi di protesta fino al 1906, un altro filo rosso, delle sigarette della manifattura tabacchi, dei portuali, dei carrettieri, ma anche di intellettuali, giornalisti ed esponenti delle prime organizzazioni socialiste. Protestavano contro il rincaro del prezzo del pane e contro i salari bassissimi, pensate. La reazione del governo da allora fu l'invio dell'esercito e la reazione persino circondando la città anche dal mare con le navi che bombardarono Cagliari fu la repressione, e anche lì alcuni in città applaudirono all'esercito che soffocò quella ribellione, e anche oggi molti applaudono a coloro che soffocano le ribellioni. La reazione del governo d'allora appunto è contro quella borghesia intrisa di conservatorismo, di odio cieco nei confronti dei più deboli, lanciò la sua inventiva Sebastiano Satta. O anime tementi, eterni gufi, appollaiati tra le pietre e i tuffi, chi darà vita al nostro sogno, grande come il cielo? Ebbene, anche oggi e governa e controlla tutto, perché esistono sì, anche Renzo e Lucia, a quale noi guardiamo, ma esistono anche Don Rodrigo, esistono ancora il conte zio che vuole tetare, sopire, perché nulla cambi. Bene, alla fin fine però, rispetto all'oggi, persino lo stesso Don Rodrigo cercava un amore, però con una donna almeno maggiorenne. Oggi, per l'Italia di oggi, ma si perseguono altre strategie affettive. E l'altra taglia che appunto che noi vogliamo rappresentare, quella di Gemme Pintor, che lottò, combatté, la cui targa è coperta dai capperi che crescono sulle mura pisane, laddove sorgeva la casa, completamente invisibile, così come non ci sono state per Gramsci, laddove ha studiato, in via Principe Amedeo, dove viveva, così come non ci sono targhe per Russo, in via Costituzione. Si dovette arrivare ad un accordo tra il fascismo e il sardismo, creando quel sardo fascismo, perché la città non si voleva piegare, anzi, anche in parte per la presenza di Urso, di altri, comunque non si piegò. E allora c'è un filo rosso, ed è a quel filo rosso che vogliamo guardare, a quei collegamenti, a quei rapporti, di una storia di lotte civili, di passioni, e all'altra Cagliari. La Cagliari operosa, nei banchi dei lavoratori, nei mercati, nelle fabbriche, nelle scuole, negli uffici.
uffici, nel mondo della cultura, dell'arte, ovunque si fatichi, si produca e si esprimono idee con la mente libera e aperta, e la Cagliari nelle cui vicende antiche e recenti affondano nelle nostre radici. Ecco, a quella Cagliari noi vogliamo guardare. Ora tocca a noi. Grazie.